Ciao a tutti da Novo Globo e benvenuti ad un nuovo video. Sto spammando questi video con questo team perché è un team particolare, sempre competitivo, ma anche un po' più soft rispetto ai soliti team competitivi. E prevede item clause e non leggendari. Andiamo con la lotta. Allora, l'avversario decide di mandare in campo Thundurus. Io mi aspettavo che utilizzasse provocazioni, allora decido di rimbalzargli la provocazione. A questo punto, addormentare il Pokémon e sfruttare il sonno a mio favore per poter mettere in campo tutte le entry hazard possibili. L'avversario non mette in campo Tyranitar, che avrebbe avuto la savia, ma non so, ha un altro piano, ovvero quello di Bisharp, che non mi ero reso conto perché è tutto a suo favore. Dato che non sapevo se utilizzasse Danza Spada o altrimenti Sostituto, decido di ritirare il Pokémon e andare in campo Sableye per evitare uno sweep. Sfortunatamente per me mi fa brutto colpo, forse avrei potuto resistere. E non solo mi fa un brutto colpo su questo Pokémon, mi mette a campo anche Scizor. E a questo punto decido di mandare in campo il mio Medicham e con Bruciapelo andare più veloce e assicurarmi un piccolo danno. A questo punto mandare in campo il mio Bisharp e saper avere la possibilità di poter resistere a una mossa e garantirmi il KO. Decido di mandare in campo Shackle. Come prima cosa decido di utilizzare privazione per togliere l'oggetto, questo perché Shackle è particolarmente fastidioso come Pokémon. E prevedere successivamente uno switch data la mossa di Shackle. Dato che tutti i Pokémon avrebbero avuto dei problemi con delle mosse comunque acqua, perché avrei fatto comunque un bel po' di danno. Decide di sacrificare Shackle e a sua volta mandare in campo Thundurus. Decido di approfittare del sonno, utilizzare Invertivolt, avere maggior previsore con Medicham per poter utilizzare Bruciapelo, ma lui resiste con un punto salute. E allora il mio piano cambia, ovvero ritirare Medicham e sacrificare Smergol. In ogni caso c'è stato un doppio KO. L'avversario decide di mettere in campo Gengar, io decido di mettere in campo Rotom perché ho maggior previsione al riguardo. Utilizzare Invertivolt e sacrificare il mio Bisharp, ma utilizzando Sbigo Attacco, forzo a utilizzare Sostituto. E l'avversario prevede molto bene, ma io forse probabilmente prevedo meglio perché immaginavo che utilizzasse Inibitore. Allora decido di, dopo aver utilizzato Inibitore, di mandare in campo Rotom a tutti i ricolpi, ma mi fa brutto colpo e avrei avuto riposo, avrei avuto più chance di resistere alle sue mosse. Stavolta di nuovo utilizza Sostituto e in questo caso è un 50 e 50. Chi prevede meglio riesce a battere, diciamo, il Pokémon avversario. E devo dire la verità, ho fatto delle ottime previsioni, questo perché ho continuato a utilizzare privazione o inseguimento per evitare anche il Sostituto e Inibitore. Qui sono stato molto fortunato, questo perché sono riuscito a far tentennare Tyranitar, se no mi avrebbe fatto il KO, ma questo non diciamo che è una mia rivincita, perché mi ha fatto il brutto colpo su Rotom, quindi a dire la verità è stato una alla pari. Grazie a Sbigo Attacco gli arreco il giusto danno per poter poi fare il KO grazie a Medicham con Bruciapelo. È stata una lotta che fino all'ultimo non si sapeva chi dei due avrebbe vinto e ho fatto delle ottime previsioni con Bisharp su Gengar e è stato, devo dire la verità, fondamentale. E niente, se la lotta vi è piaciuta cliccate il mi piace, se volete iscrivervi al canale iscrivetevi e ci vediamo tutti alla prossima lotta. Ciao a tutti da Novo Globe, ciao!